Buongiorno, faccio un video così sui due piedi perché sono andato al concessionario Opel dove ho comprato la corsa per fare il solito tagliando annuale. E già l'anno scorso avevo visto che qua praticamente nel piazzale qui dietro, adesso qui si vede un po' da lontano, hanno una specie di tesoretto di un cimitero di auto rottamate da rottamare che sono qui ferme da 10, 15, 20 anni. E alcune sono comuni, ma altre sono veramente rarissime. Adesso ve ne faccio vedere un po'. Ecco, faccio questo video col cellulare nuovo. Finalmente un cellulare con la batteria che mi dura 4-5 giorni. Allora, cominciamo a vedere qua, perché ne ho adocchiate parecchie. Già l'anno scorso, un anno fa, esattamente un anno fa, ho fatto l'altro tagliando e le macchine sono ancora ferme qui, sempre le stesse. Vediamo. Vabbè, qui c'è un piaggio porter elettrico del comune con... boh, ha fatto un frontale, evidentemente. Allora, qui abbiamo una... vabbè. Macchina abbastanza comune, Ford Ka, a parte l'unica particolarità, il colore giallo. Niente che, però andiamo direttamente alle perle più rare. Qui c'è una Chrysler LeBaron del 94-95 della targa. La carrozzeria, a parte la muffa e tutto quanto, sembra ancora in buone condizioni. Non è neanche incidentata. Sedili in pelle. La capote è quello che è, vabbè, è qui ferma da secondo me una ventina d'anni almeno. Ecco qui, Chrysler LeBaron, targa 90, fine 94, inizio 95, credo. Cambio automatico. In Italia ce n'erano pochissime. E praticamente questo qui era, è ancora adesso uno dei pochi concessionari che oltre a Opel, che era General Motors, trattava anche marchi tipo Chevrolet, Chrysler, Buick, Corvette, quindi hanno queste macchine qui, beh, cioè alcune usate, rottamate da rottamare, che sono rarissime. Una Rover 45 del 2000, dalla targa, anche qui non è incidentata, è semplicemente ferma qui da un'eternità. Qui sono marcite tutte le guarnizioni, ovviamente. Sempre la nostra Ford Ka. Ecco, guardate questa Mazda 323 del 95, credo, della targa. 94-95. Questa l'avevo già adocchiata l'anno scorso. Una volta era rossa, adesso è quello che è. Mazda 323. Quasi non si vede dentro perché c'è la muffa sui vetri. Dietro è sotto un albero di cachi. Stanno già maturando i cachi, tra l'altro. Tra un mese saranno pronti ad essere mangiati. E qui questa ex bellissima Mazda 323. Credo che sia anche aperta, fra l'altro, ma vabbè. Vediamo. È aperta. Beh, dentro sembra ancora in... anzi, dentro è in buone condizioni. Power window, guardate. Dentro è quasi in tonsa dentro. Fuori lasciamo perdere. Anche il tetto apribile, eh? Guarda che era bella questa qua ai tempi. Ad averla conservata sarebbe, non dico una Jantamer di altissimo valore, ma è un peccato, un peccato. Un po' mi piange il cuore. Un'altra Rover 200 del 99. Tre porte, vernice completamente cotta. No, questa è 5 porte. C'è un'altra tre porte di là. Completamente cotta, ci sono anche le chiavi dentro. È aperta, sì. Pannello porta scollato.
Qui abbiamo un Pajero Station Wagon 2008 turbo diesel. Ultima revisione pare del 2006. Anche qui gli interni sembrano in buone condizioni, a parte lo specchietto interno che è caduto. Ecco qua. Un Mitsubishi Space Runner del 2001. Ce n'erano già pochi in giro ai tempi, è raro. Anche questo qui sarà da rottamare, credo. Però non è né incidentato né niente. Qua abbiamo una vecchia Panda, un'altra Rover 200, verde. Questa è verde, tre porte del 2000. Anche qui la vernice sul cofano completamente cotta. Di fianco un'altra Rover, una 75 Station Wagon del 2003, come dice la targa. Qui addirittura la vernice sembra ancora in buone condizioni. Era una bella macchina ai tempi. Guardate che lo specchietto cromato, i sedili in pelle, gli inserti in legno sul volante, il velluto nel bagagliaio. A parte una leggera crepa sul paraurti, è ancora in buone condizioni, solo che è ferma qui da sarà una decina d'anni. Vediamo due rarità. Qui abbiamo due Chevrolet Blazer vendute, credo direttamente da questo concessionario ai tempi. Sono entrambe del 92, ancora con le targhe provinciali, Pavia e Milano. Addirittura, guardate, c'è ancora il cartello OK usato di qualità, ai tempi era di qualità. Chevrolet Blazer, questo qui grigio metallizzato del marzo 92, con 94.000 km, venduta a 6.000 euro, forse 15 anni fa la vendevano a 6.000 euro. I sedili in pelle, oggi sarebbe una bella young timer, cioè ad averla conservata sarebbe una bella young timer questa, molto rara, era già rara ai tempi. Ecco qua, 4.003 fuel injection. Ora non ricordo esattamente quanti cavalli avesse, ma era un 4.003. Vediamo anche l'altra. È bianca. Sembra uguale, ma bianca. I rampicanti si stanno impossessando della macchina. Sempre 4.003. È uguale, ma bianca. E ha i sedili No, sono sempre in pelle i sedili. È uguale all'altra, ma bianca. Ed è leggermente più recente di qualche mese, settembre 92. 143.074 km, 6.000 euro. Chissà quando la vendevano a 6.000 euro. E sono, cioè, a parte il fatto che sono ferme da anni, sono ancora, ripeto, in buone condizioni. La Range Rover, seconda serie degli anni 90, questa è del 98, credo, dalla targa. Vediamo cosa dice il cartello. Land Rover, Range Rover 2005 TD. Dell'ottobre 98, 75.000 km. Questa era una versione, diciamo, base, perché non ha i sedili in pelle, ha il cambio ancora manuale, però anche qui è una macchina lasciata qua, ancora in ottime condizioni, così è un peccato. Lì abbiamo una Smart che non si capisce bene di che colore sia o di che colore era, del 2003. Ho intravisto, ho adocchiato qua, c'è una Opel Calibra Turbo del 96. Vabbè, il Peugeot Ranch, vabbè, eccola qua. Opel Calibra versione restyling, dalla targa è un 96. Sarà ferma da una dozzina d'anni, credo.
ha messo le radici per terra, andiamo a vedere dietro. Calibra turbo. Non è una 2000 16 valvole normale, è una turbo. Anche questa qui ad averla conservata, ad averla in buone condizioni, avrebbe un discreto valore, diciamo. È veramente un peccato. Calibro turbo del 96. Dentro sembra ancora bella. La portiera è aperta, ma è mezza bloccata. Cambio, beh, ovviamente manuale. Sembra che il cielo dentro stia cadendo, ma a parte quello è ancora in buone condizioni. Va bene. Adesso vi porto dall'altra parte, dove c'è il piazzale più grande, che ce ne sono delle altre. Ok, vediamo cosa troviamo nell'altra parte del piazzale. Qui ce ne sono alcune incidentate anche, almeno così era l'anno scorso. Qui uno Suzuki Alto, vabbè, sono macchine un po' più recenti, mi sembra qua. Uno Suzuki Alto, un Chrysler Grand Voyager. Questo è un pick-up della Tata. Davanti vediamo una Subaru Legacy del 2001. Questa era bella, mi piaceva ai tempi. Un altro Chrysler Voyager, non Grand Voyager, con i pneumatici completamente marciti. Qui abbiamo, vabbè, Opel Astra, non mi sembra di vedere niente di particolarmente raro, per adesso no. Qualcosa forse sì, una Chevrolet Trailblazer, qua, del 2003, Trailblazer, senza un fanale, però sembra tutto sommato anche questa, non è incidentata, in buone condizioni. I suoi sedili in pelle. Qui di fianco abbiamo un Land Rover Discovery, tre porte, molto rara la versione tre porte del Land Rover Discovery. Provinciale di Pavia, quindi deve essere un 91-92, credo. Vediamo. Mancano dei pezzi, vabbè. Opel Frontera 5 porte, anche qui ferma da una ventina d'anni, completamente, quasi completamente marcia. Qui non si capisce neanche che macchina era questa. Opel Meriva. Ah, un altro Trailblazer. Beh, questo è completamente andato, ha avuto un incidente serio. Un Subaru Forester, credo, una volta. Automedica. Sì, questo è l'angolo delle auto incidentate. Subaru, sono più recenti qua. Però mi sembra di intravedere qualcosa di interessante. Non qui, non qui. Vediamo, abbiamo una Mitsubishi Space Wagon degli anni 90, sì, forse l'unica cosa un po' rara che c'è. Attenzione, qui abbiamo, guardate che bella questa. Questa è una Chrysler CTS del 96, 2006-2007, credo. Guardate qua. Guardate che bella, non è particolarmente vecchia, ecco, CTS, Cadillac CTS, la vendevano in questo concessionario e sembra ancora, né, non è né incidentata né niente,
È semplicemente ferma qua, abbandonata da chissà quanto tempo. È ancora una bella macchina, guardate. Non ha neanche un graffio. Un Pajero tre porte. Adesso arriva qualcosa di bello adesso. Vabbè. Land Rover Discovery. Una Maserati Biturbo, ragazzi. Maserati Biturbo, credo che sia la macchina più vecchia che hanno qua dentro, assieme alla Jaguar, forse. Targa provinciale di Pavia, ecco. Questa già l'avevo vista l'anno scorso, è ancora qui. Maserati 420. Il Land Rover Discovery con le sospensioni scoppiate, vabbè, ma concentriamoci qua. Maserati 420, ovviamente anche gli interni sono completamente mangiati, cotti dal sole. Peccato, peccato. Questa varrebbe tanto se fosse conservata. Un Fiat Ulisse, no, cosa c'è qua, raga? Ho visto una cosa che l'anno scorso non c'era, vedi? Anglia. Cioè questa targa qua sarà degli anni 50-60 forse. Provinciale con 5 cifre anziché 6. Ah, cos'era la Ford? Anglia? Guardate che roba. Questo l'ho scoperta adesso, raga. Lo specchietto sul pannello anteriore. Questo qui è veramente un ritrovamento di primo ordine questo. Peccato che sia in queste condizioni. Veramente un peccato. Poi cosa c'è? Ah, vabbè, saltiamo le macchine più recenti. Jaguar XJ 5003, targa non originale ma comunque vecchia, deve essere anni 80-90. Anche qui, tetto in vinile. Anche qui, che peccato. Due Jaguar XJ, ragazzi. Una blu qua e una grigia qua. Guardate che belle. E sono qui abbandonate da 20 anni, 15 anni, chi lo sa. Una e due. Questa qui ha la gomma completamente andata, pneumatica. Qua. Peccato, peccato. E niente, no, altro non c'è. Qui abbiamo, sì, questi ritrovamenti. No, sono rimasto sorpreso dalla Ford Anglia degli anni. Credo sia una Ford, perché c'è scritto mi pare fosse la Ford, l'Anglia. Ha il marchio Anglia, non ha il marchio Ford, ed è degli anni 60, credo, o addirittura 50. E poi le due Jaguar XJ che erano qui l'anno scorso sono ancora qui. E la Maserati 420 Biturbo, anche questa qua. E niente, il resto sono macchine incidentate, ma più recenti, niente di particolarmente raro, diciamo. E niente, questo è quanto. Così, voglio di fare questo video e di condividere questi ritrovamenti. Ciao.